gocce di limone nasce comunque come vorrei più collegarlo a un progetto artistico che adesso sto idealizzando ed è tutto molto più colorato, molto più spensierato, libero. E quindi in realtà nasce con quel concetto lì. Io adesso quando banalmente mi metto al pianoforte mi vengono quei colori e quelle sonorità così molto più leggere e quindi nasce Gocce di Limone come claim principale, un po' la città del sud, ti regalerei una città del sud perché il sud mi dà molto più colore di questo nord Milano, per quanto oggi io sia a Milano e c'è il sole, ieri pioveva, l'altro ieri pure, ma penso le mie reference in generale sono molto direzione Harry Styles, quelle lì sono. È una mia reference. Però in realtà è anche una. Non lo so, cioè non te lo so spiegare. Come anche prima quando facevo, cioè il mio genere normale, diciamo, sono nato facendo un altro genere musicale, non sono mai riuscito a trovare le mie reference proprio giuste, perché non lo so, io mi metto semplicemente al piano, faccio musica e non lo so, non penso a niente mentre lo sto facendo e quindi lascio un po' che la libertà si prenda tutto di me e poi quello che esce, esce. Bene o male, io penso di aver dato sempre forse troppo alle mie canzoni di me all'interno e quindi sono arrivato a un punto dove provavo nella mia vita privata e personale molte meno emozioni e non le riconoscevo più. Perché davo tutto lì, io davo tutta l'emozione che provavo all'interno di una canzone fino a poi non sentirla. E questa facendola rigorosamente praticamente ogni giorno diventa non lo so, diventa quasi un non riconoscere più l'emozione. E quindi c'è stato un periodo dove non sentivo praticamente nulla. E quindi da lì nasce un po' questa leggerezza. E adesso quando mi approccio sono molto più leggero. Sicuramente c'è ancora quella parte mia, perché c'è, perché io sono in realtà ballad. Sono nato facendo quello. Però c'è molto meno. E quindi poi quando c'è magari è più una chicca. Mettiamola così. Hai dovuto ribilanciare. Sì, mi sono ribilanciato. Mi sono accorto io perché mi importava molto meno delle persone. Per quanto io sia una persona che sono una persona che tende a non far vedere tante emozioni di sé, però internamente provo tante cose e questo non provare nulla in quel periodo è stato molto molto strano, molto pesante, diciamo. Però non voglio fare la No, no, vittima no. di base, era un momento che poi ho scoperto fosse il mio, boh, ero troppo determinato a fare canzone su ogni momento della mia vita e sensazione che sentivo, e elaborandola in quel modo lì diventava. Si perdeva tutta la potenza dell'emozione, superavo qualsiasi cosa molto più velocemente e mi sono accorto che in realtà tante cose le devo proprio sentire in un altro modo. Se sto male, devo stare male e non che sto male, scrivo una canzone e poi, oh, sai che in realtà, cioè, sto benissimo. Ma io penso, al di là di pensieri, diciamo, di altre persone, che ovviamente ci sono tanti lavori nel mondo, c'è il lavoro del regista, c'è il lavoro del videomaker, c'è il lavoro del colorist, c'è lo stylist, c'è destra e sinistra. Io sono sempre stato una persona, non lo so, cioè, mi reputo un po' creativo, a me piace elaborare, mi piace creare cose, pensare, mi piace molto pensare. E togliendo la professionalità di mezzo, secondo me se c'è una sensibilità verso una cosa si può fare qualsiasi cosa senza dover avere uno studio, una laurea, un diploma, quello che vuoi.
E quindi io semplicemente sono partito con due miei amici che con la loro sensibilità e la mia sensibilità abbiamo trovato questo. Abbiamo fatto tutte queste cose, tanti tra l'altro, tanti outfit che avevo nel video sono stati fatti da noi comunque, non sono neanche stati comprati. Quindi anche lì c'è della creazione ci siamo messi in gioco, mi sono messo in gioco perché ero sicuro di poter portare alla luce una cosa di alta qualità, senza per forza essere un videomaker, semplicemente. Poi questo mio amico è videomaker e quindi lui ci ha messo comunque del suo, però è stata molto una combinazione nostra di tutto. Siamo partiti con una macchina, sono andato a prendere le cose per registrare, andati con la nave, siamo arrivati in Sardegna, abbiamo iniziato a girare nei posti dove boh, tu cammini, dici, cacchio, ma che bello sto posto, ti metti lì e inizi a fare il video lì sulle rocce con la gonna, che se cadevo ero morto praticamente. Comunque tante cose che alla fine è stata un'esperienza bella e mi piacerebbe vivere la vita così con meno professionalità, cioè a me mi piacerebbe dire di non intendermene di niente, cioè io non me ne intendo di musica, non me ne intendo di fotografia, di video, di niente, io faccio solo quello che penso e che mi piace fare, non sono un grande intenditore, non sono un vero intenditore, faccio solo come quando mi vesto, non sono uno stylist, però mi vesto io come mi pare. Semplicemente. Ho scoperto che facendo così faccio e fanno anche le persone attorno a me che sono lì in quel momento tantissime esperienze completamente diverse dal normale, perché tu metti una cosa in un ambito lavorativo, però la stai vivendo come se, cioè, fosse la tua vita, perché alla fine nel mondo dell'arte, secondo me, bisogna proprio guardarsi dentro e parlare di vita mia personale, oppure magari descrivere quella di un'altra persona, però comunque se mentre la stai facendo stai anche vivendo un bel momento tu e lo fai anche vedere in qualche modo e quello che esce anche di qualità, hai anche una storia da trattare. Io in realtà nella vita ho fatto 2 anni di fotografia a Cambridge, quindi so più o meno come si utilizza una fotocamera, ho il mio, però in realtà è tutta una cosa di sensibilità, non è neanche, cioè non penso di nessuno ti Tecnica, certo. insegni la tua sensibilità, non te la può insegnare nessuno, quindi è più una visione, quello che vedi e come lo metti in atto. Tra l'altro ho fatto tutte le foto, anche quella della copertina della canzone è tutto a rullino, anche lì è una magia fare foto a rullino perché non sai cosa sta per uscire e prima di cliccare ti metti lì e fai no, aspetta. Sposta quella cosa lì un po' più a destra, ok, poi la fai e devi aspettare fino a che non vai a farle sviluppare. Comunque, tutta una roba molto bella, secondo me, che oggi abbiamo un po' perso con i telefoni, fai 700.000 foto, una sarà venuta bene. Però no, il concetto secondo me deve essere, spero sia venuta bene perché ho messo tutte le cose possibili in quel posto e il taglio della fotografia sembrava essere venuto bene. Quello secondo me, poi ci sono, boh, non lo so, è più bello, più secondo me, vivendo la nostra vita, la sensibilità e la tecnica alla fine, sì, beh, sicuramente è importantissima, io non dico che la tecnica non serva a niente, dico soltanto che nella mia libertà la sensibilità è più bella della tecnica, non più importante, vivo di più con quello. È sempre bellissimo cantare davanti a persone, e questo lo dirò per sempre. Io quando, forse è la parte più bella di quello che faccio, che mi fa sentire di più, perché quando scrivo tante volte non immagino che altre persone possano ascoltare, tante persone possano superare magari un momento, mentre sto scrivendo. È proprio io lo faccio per la mia libertà, un mio modo di fare,
E quindi vedere persone cantare assieme a me una canzone che magari io ho fatto in un momento, è stata, cioè, ed è un'emozione bellissima. Questi palchi, come spero anche quelli che ci saranno dopo, sono, oh, poi anche che sono andati tutti praticamente sold out, è stata molto bello, sarò sempre riconoscente e niente, come se io debba sempre qualcosa di più, perché mi sembra di fare poco rispetto a quello che mi torna a volte, soprattutto quando sono sul palco. Io con Ermal, cioè in realtà è nata molto, io non me ne sono neanche accorto che è nata questa amicizia, questa nostra collaborazione. In realtà, secondo me, è più un'amicizia che altro, perché lui mi consiglia e comunque in tanti miei momenti, non lo so, se non so a chi chiedere una cosa artisticamente parlando, oh, t'a posto, ma senti, ma è così e niente, è nata per caso, come è nata un po' per caso anche la canzone, come nasce qualsiasi cosa per caso, secondo me. E niente, ogni tanto mangiamo assieme. Adesso vorrei rivederlo per vedere la bellissima creatura che ha fatto. Una delle persone più disponibili che ci siano. Ma in realtà non lo so, perché alla fine io ho fatto sempre quello bene o male che faccio. Il teatro è comunque un posto un po' più, forse, come lo descrivo? Un po' più forse sacro del palco normale, un po' più che ha una storia diversa, un po' più classico forse. Invece il palco è più vai, rompilo. Invece il teatro è un po' più, sai, andiamoci con le tigre, Strutturato, sì. esatto. Però io l'ho vissuto molto simile al mio palco normale. Poi anche lì, quando vado in un posto, non mi piace tanto fare distinzioni. Cioè, sono sempre io, sono così, non ci posso fare niente. Scusate, anzi. Però niente, l'ho vissuta così in realtà, come un palco. Come un palco. Sarà sicuramente un capitolo un nuovo inizio, una nuova comunicazione che mi sento di dare, perché oggi mi sento così. Sì, ho fatto molte canzoni, secondo me saranno sempre meglio quelle che arriveranno. E ci tengo molto, tra l'altro, anche a quelle che arrivano, perché secondo me sono proprio belle, saranno belle canzoni. Però adesso siamo al capitolo Gocce di Limone e sicuramente arriveranno i prossimi, non so quando, però il più presto possibile. E anche quelle saranno colorate, saranno spensierate, saranno molto easy, per poi utilizzare il mio, diciamo, il mio essere me stesso di prima, che alla fine sono, cioè, sono sempre io la stessa persona, soltanto che la musica mi ha portato anche a dimostrare, a far vedere un altro lato del mio essere, della mia persona che sono. Infatti, i miei amici in realtà mi conoscono più come quello che stai vedendo adesso, che questa canzone qua, che le altre, perché io ho sempre scritto nei miei momenti un po' più down e non nei momenti dove sono un po' più up. Era sempre stato il mio approccio, adesso vorrei approcciarmi in generale, in qualsiasi up, down, qualsiasi momento e vedere quello che esce fuori. Però sicuramente ci sarà anche, sempre rimarrà anche l'Alex di prima, assieme all'Alex di oggi.